Ciao a tutti. Il fine settimana arriva di nuovo e potremmo godercelo dopo l'orario di lavoro. Svegliarsi alle finestre e gustare una tazza di tè è sempre interessante. Spero che tu e la tua famiglia siate felici. E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Oggi è domenica 14 novembre 2021. Oroscopo Cancro. Segno fortunato. Un fine settimana perfetto, beati voi! Che bel trigono d'acqua, lo stesso elemento che grifa il vostro segno, si disegna oggi in cielo per opera del romantico binomio Luna-Nettuno, tutto creatività e fantasia, mentre Mercurio e Marte, anch'essi acquatici, promettono una perfetta sintonia tra pensiero e azione. Detto fatto, dunque, l'ispirazione arriva fulminea e altrettanto rapidamente la trasformate in progetto, anche questo realizzato in 4 e 4 ottobre. Se c'è lavoro da sbrigare di sicuro non vi tirerete indietro, ma se avete tempo libero lo dedicherete tutto al partner e ai vostri figli, fuori città, perché la natura è sempre splendida, con qualsiasi meteo e in qualsiasi stagione. Ma soprattutto perché sport e movimento sono salute, fisica e mentale, un discorso sorprendente da un pigro cancerino, ma l'esperienza insegna e se qualche guaio già lo avete passato, ora sapete con certezza che l'abbiocco non fa bene a nessuno. Chiarimenti inutili e infruttuosi nella coppia che potrebbero degenerare anche in litigi e contrasti di notevoli entità. I chiarimenti non servono, anche per i ritorni d'amore, o questi chiarimenti non ci saranno o saranno inutili e dannosi. Incapacità per i single a rimediare alle cattive impressioni che gli altri si sono fatti di loro. Progettate, ideate, organizzate, le vostre idee saranno baciate dal successo. Se il partner manda a monte i vostri programmi, non disperate e godetevi la compagnia degli amici. Non trasferite le vostre ansie sul partner. È vero che vi ama, ma non potete pensare di mettergli sulle spalle ogni vostra preoccupazione o ansia. Meglio chiarire subito una questione che vi sta preoccupando e vi sta mettendo ansia. Siate chiari e non date adito a malintesi. Buone prospettive di risolvere un problema annesso. Le parole feriscono e voi siete feriti. Il ricordo di alcune cose oggi potrebbe essere risvegliato e voi tornare a soffrire. Mettete una pietra sopra il passato e ricordate che il sole è sorto stamani anche per voi. Cercate di capire che intorno a voi si agita un incantatore che ben presto potrebbe raccogliervi come vittima e preda. Non lasciatevi incantare dalle sirene dell'adulazione, a badatesi non sbilanciarvi più di tanto nell'abboccare. I nati di giovedì avranno momenti piacevolissimi in amore. Potrai cogliere i frutti di alcuni successi passati. Sogni veritieri. Giorno perfetto per iniziare un lavoro nuovo. Vantaggi da parenti e vicini. Vi sentirete agitati senza motivo e senza una ragione vera, colpa dello stress che avete accumulato nei mesi scorsi. Fate una buona dieta e riposate di più. Buone nuove sul fronte della comunicazione, in arrivo richieste di chiarimento per certe questioni che riguardano il cuore. Le vostre parole e i vostri gesti saranno di grande conforto per le persone che ne avranno bisogno, soprattutto perché sarete sinceri con loro, cosa che evidentemente manca nella loro vita, ma non nella vostra. Occasioni eccellenti in campo sentimentale. Nel lavoro non tarderanno risultati soddisfacenti. Periodo ideale per concedervi una bella vacanza o per preparare piani produttivi per il lavoro. Il sole è ancora nel segno amico dello Scorpione a darvi sostegno. Configurazione astrologica di questa giornata molto interessante e positiva, con il team Luna, Nettuno che vi invita a trasformare l'esistente. Avete deciso di fare sport e già non ne potete più? Non trovate scuse, sapete benissimo che avete esagerato con i vostri amatissimi dolci. Gli astri vi consigliano di usare la dolcezza e la pazienza che solo voi possedete, per risolvere un imprevisto ed evitare discussioni con una persona a voi molto vicina. La giornata scorrerà serena e tranquilla, senza intoppi. Avete ricevuto delle belle novità che vi hanno caricato di buoni propositi e vitalità. L'energia che vi è mancata nelle ultime settimane ora è tutta a vostra disposizione, quindi approfittatene sia sul lavoro che con i vostri affetti. Oggi succederanno più cose di quanto non credessi. Ti sei perso in certe osservazioni che gli altri proprio non capiscono. E questo non è il momento per avere la testa fra le nuvole.
Hai bisogno di elencare tutte le possibili strategie nella tua testa per poter scegliere la soluzione migliore. Non potete restare a guardare senza fare nulla. Avete delle sensazioni che stanno venendo fuori da sole. Dovete solo permettere loro di farlo. Insomma, è bello viversi certi momenti, perché potrebbero cambiare tutto. Se continuerete ad avere paura delle cose belle, allora siete destinati ad una vita di privazioni, che state decidendo da soli però. Nessuno al vostro posto si comporterebbe allo stesso modo. Luna acquatica, a braccetto con Nettuno, ideale per una giornata alle terme, vi farebbe un gran bene, aggiungendo una nota di pepe anche alle relazioni di coppia, che in questi contesti trovano risvolti eccitanti, molto giovevoli per il lato fisico dell'amore. Amici trasgressivi coi quali fare esperienze insolite, magari anche erotiche, ma attenti, nessun impegno, dunque gioco vietato per i romantici, che poi rischiano di restarci male. Amore ed Eros. Due punti. Il partner vi vuole un gran bene, anche se non ve lo dimostra quotidianamente, dovete credergli sulla parola e far fede alle piccole premure che vi riserva. Magari ad altri passerebbero inosservate, ma guardandole con gli occhi dell'amore dovete ammettere di godere di una fortuna sfacciata. È arrivato il momento di dichiararvi, se avete qualcuno che vi fa emozionare, una fiamma che vi incendiare il cuore e i sensi. Siete in una forma smagliante coi favori di una buona configurazione celeste, siete di ottimo umore, socievoli e attraenti. Se appartenete al gentil sesso avete il carisma di una celebre Bond, girl, molto famosa e apprezzata nel mondo del cinema, la bellissima Eva Green, proprio come voi una dolce e sensuale cancerina. Lavoro e denaro? Due punti. Voglia di mare, di lago, ma ahimè la stagione non consente, a meno che San Martino l'altro ieri non vi abbia fatto la grazia, e oggi il sole abbia una forza quasi estiva. In ogni caso è la giornata ideale per godersi un'escursione, uno spettacolo, una passeggiata con gli amici oppure sotto braccio al partner, con i vostri pupi mano per mano. Immagine della famiglia del Mulino Bianco. Non abbiate paura di accettare un ruolo più attivo in ufficio. Prestate attenzione ad alcuni incontri utili e modificate le attitudini nella direzione che porterà risultati concreti. Marte in aspetto strepitoso, specie se siete nati nella seconda decade, vi regala un'ottima giornata per fare nuovi affari, naturalmente dopo aver ascoltato saggiamente i consigli di partner, fratelli, mamme, nonne e per finire aver avuto una breve consultazione col vostro gatto. Benessere. Due punti. Se allo specchio non vi piacete significa che avete troppe pretese. Vero, con un trucco sapiente e qualche chiletto di meno la bellezza ci guadagnerebbe, ma se per aggiudicarvela dovete spendere un patrimonio e patire grosse rinunce alimentari vi domandate se il gioco valga la candela. Per sentire l'energia sempre più profondamente, assicurati di seguire il tuo regime di allenamento. Non lesinare sull'esercizio aerobico. L'invio di ossigeno ai tuoi muscoli ti farà sentire felice. Per lei, pupi capricciosi, ma sapete voi come camomillarli, prima una merenda sfiziosa, poi qualche coccola, infine le vostre meravigliose fiabe, dopo i fratelli Grimm e Andersen, soltanto voi. Per lui, autunno, ma la piscina coperta è sempre aperta, perfetta per tonificare la muscolatura e mantenervi allenati, alternativa ancora più goduriosa le terme. Portafoglio permettendo, ecco la giornata ideale per due. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.